Siamo tornati in studio con Linea Diretta, con noi c'è Carlo Nencioli, un esperto di investigazioni private, collabora però anche con le forze dell'ordine, noi l'abbiamo definito un James Bond e in effetti è proprio così perché sa veramente di tutto e di più. Adesso prima di andare in pausa gli abbiamo chiesto quali sono i rischi, i pericoli della rete, c'è stato questo fenomeno di ricevere delle mail magari da persone note che ti rimandano ad un link da aprire, a quel punto si scatena un virus che ti può mangiare i dati. Questo è un esempio, ma ce ne sono sicuramente altri. Sì. Come facciamo a proteggerci? Allora, innanzitutto bisogna avere protetto dal punto di vista hardware e software il nostro PC e il nostro telefono, perché molti Trojan virus, così si chiamano, e molti programmi dedicati proprio allo spionaggio e al tracciamento trovano a volte difficoltà ad entrare se uno è ben protetto a monte con degli antivirus buoni e con dei firewall diciamo d'eccellenza. Io dico sempre questo, bisogna gli hacker sono abili, ok? Innanzitutto io dico sempre in rete mettere meno informazioni possibili nostre, perché l'hacker prima di agire assume informazioni sulla vittima, che trova in rete, trova di tutto, di più e oltre, va bene, per poterla colpire nell'anello debole, ok? Per esempio, ultimamente stanno arrivando a molti imprenditori e a molte persone delle mail, va bene, che sembrano provenire dalla Procura della Repubblica di Torino. Della Repubblica di Torino, dove annunciano l'immediato arresto della vittima, del soggetto, per reati finanziari e quant'altro, e dicono: per vedere di quello che si tratta clicca su questo link. Mai farlo, perché una volta che uno clicca sul link l'hacker entra all'interno della tua macchina, del tuo PC, attraverso un Trojan virus, bypassando gli antivirus, in questo caso qui riesce a fare questo. Quindi bisogna anche avere un po' di conoscenza, cioè se uno vede una posta elettronica o un messaggio strano, piuttosto tipo la Procura di Torino, chiami l'avvocato, non è un problema, uno studio legale se non ne conosci. A me mi sta succedendo questo, la Procura di Torino, un tribunale, non manda per posta elettronica ordinaria, cioè, una comunicazione. Arrivano direttamente i carabinieri. O arrivano i carabinieri o le comunicazioni vengono mandate per raccomandato, per PEC, certo. Diciamo. Quindi bisogna anche un attimino conoscere quello che sono le modalità di comunicazione in questi casi qui. Comunque sia, io dico sempre, proteggere bene la macchina, il computer, sia dal punto di vista hardware che software, e proteggere bene il telefono. Ci sono degli ottimi prodotti per farlo. Se la persona non è in grado, è bene che si rivolga a uno specialista, ma uno specialista vero, che comunque sia riesca a blindare. Voi offrite anche questo nel campo? Noi offriamo anche questo nella nostra divisione di cyber security, offriamo anche questo tipo di servizio. Diciamo, la sicurezza al 100% non esiste, perché gli hacker, volevo dire, sono entrati anche nei server dell'FBI, quindi e loro sono abbastanza blindati, diciamo. Però si può elevare il livello di sicurezza al punto di bisogna rendere la vita difficile a chi vuole attaccare. Certo. Tutto qui. Mail strane. Poi generalmente un'altra cosa, per esempio Procura della Repubblica di Torino, la mail è intestata Procura della Repubblica di Torino, no? Ok? Però accanto, fra parentesi, c'è sempre l'intestatario del link di posta, cioè vediamo l'intestatario che è lccc.net, ok? Perché? Perché quando uno fa una mail fasulla, diciamo una casella di posta fasulla o ingannevole, comunque sia ti chiedono sempre dei dati anagrafici da immettere nella mail, ok? Per poterla creare. Ecco, uno l'hacker mette quei dati lì, perché se no la mail non li accetta, cioè la compagnia, per esempio Gmail, non ti accetta
la creazione di una nuova casella, quindi puoi mettere LGG, un nome cognome fasullo, ok? Aprire una mail che si chiama procura della repubblica punto ufficio del procuratore @gmail.com, faccio un esempio, ma quello è evidente che è una casella di posta fasulla, una falsa, anche perché innanzitutto, a parte che non scrivono per email ordinaria, a prescindere da questo, ma poi proprio cioè accanto a quel link deve comparire veramente da dove proviene la posta elettronica, in questo caso qui. Quindi i peggiori attacchi in questo momento sono più per posta elettronica? Sono più per posta elettronica, ci sono attacchi pericolosissimi alle aziende dove iniettano, così si dice in termini tech, dei Trojan che bloccano gli hard disk e sequestrano i dati e chiedono il riscatto, e quello è difficilissimo anche da parte degli specialisti riuscire ad arrivare a sbloccare la situazione, a individuare questi hacker, per cui i dati sensibili mai averli in rete, i server, ecco, ci vuole una buona conoscenza, una buona educazione, diciamo da questo punto di vista qui. Le macchine che vanno in rete non dovrebbero avere i dati sensibili veramente delle persone, o aziendali o quant'altro. In rete ci si lavora con i dati che servono al momento. È vero che è un'operazione più macchinosa, perché deve andare casomai su un'altra macchina scollegata dalla rete, prelevare i dati, mettere lì in quella che ti serve, però ovviamente ti dà più sicurezza. È come per esempio le reti intranet. È vero sì che l'access point wireless è comodissimo, perché ti evita, la prima cosa che fa, viene messo per evitare casomai stese di cavi, però è una porta che potenzialmente è accessibile dall'esterno, si può anche sfondare, si può aprire. Allora è meglio un'azienda, è meglio avere 100 metri di cavo, stendere, andare via cavo e non dare l'opportunità a chi vuol fare del male, diciamo a un hacker, di poter entrare dentro la nostra rete. No, poi se sono entrati nei computer dell'FBI o della CIA, insomma siamo... Sì, però il concetto di sicurezza è rendere la vita più difficile possibile a chi ci vuole attaccare. La sicurezza al 100% non esiste. Allora, posso controllare un dipendente in infortunio perché sospetto che vada a lavorare in nero da un'altra parte? Benissimo, sono purtroppo simili. Sono anche lavori ricorrenti questi, perché in moltissimi casi dipendenti che sono in infortunio e anche in malattia, dopo vengono trovati a lavorare casomai facendo lo stesso lavoro, oltretutto in infortunio, facendo il medesimo lavoro però presso terzi e in nero, così guadagnano da due parti, e questo fenomeno si è ancora più innalzato, elevato con la crisi economica, col bisogno di denaro continuo, questo fenomeno è ancora più amplificato. Allora, andiamo avanti perché abbiamo pochi minuti. Dovrei estrapolare dei dati cancellati da un iPhone 5 perché mi occorrono per una causa penale. Posso farlo e portare il tutto come prova? Ecco, spesso non si riescono a recuperare i dati. Bisogna fare attirare lo possiamo fare. Lo possiamo fare. Ora qui c'è l'esempio della sì, signora che dice iPhone, parte, da no, qualsiasi telefono. Per esempio, no? In una struttura che... No, dico da qualsiasi telefono potete fare. Sì, da qualsiasi telefono. In una struttura con più o meno difficoltà, però da qualsiasi telefono. Per esempio, io sono dotato di una strumentazione israeliana che si chiama Shell Bright, va bene, che è quella che poi ha fornito la tecnologia anche all'FBI per poter estrapolare da quel famoso iPhone di cui ne hanno parlato per mesi e mesi alla televisione. È la stessa macchina praticamente, diciamo con delle variabili che servono a loro. Comunque sia, con questa tecnologia possiamo estrapolare dati anche cancellati, tutto sta anche lì vedere le memorie del telefono, quanto sono state sovrascritte o meno, perché la memoria del telefono è un contenitore che quando è pieno riparte da zero e sovrascrive, quindi il sovrascritto si perde fisiologicamente, però
l'altro no. L'altro no. Quindi si può arrivare a, come è stato fatto per nei casi di Sarascazzi, di Parolisi, certo, e tutto quanto. Questa tecnologia è omologata a livello forense, quindi assolutamente è valida per la sede giudiziaria, sia in difesa che sia in accusa. Ovviamente allora, ci sono le procedure per poterla mettere in atto, le procedure che la legge... Questa io la devo fare perché mio marito mi tradisce, è lecito farlo pendinare e fotografare, ovviamente lei riceverà un sacco di richieste di questo, mogli, anche mariti, di queste, vero? Certo. Non solo di questo, magari prima gli investigatori privati si occupavano massivamente di questo, sì, adesso è più sulla sicurezza informatica, mi pare di capire. No. Tutte e due. bisogna vedere ogni comunque agenzia dove più o meno si specializza e quali, diciamo, quali valenze ha. Comunque sia, il lavoro legittimissimo, lo può fare perfettamente, e può essere poi il discorso dell'infedeltà. Dopo bisogna dimostrare la continuità dell'infedeltà e dimostrare che quell'infedeltà è la causa della rottura di quel matrimonio, allora validità in giudizio per addebitare una colpa. Allora, un'azienda di 45 dipendenti vorrei alzare il livello di sicurezza, cosa mi consigliate di fare? Allora, innanzitutto bisogna fare un audit degli specialisti, come agenzie anche investigative tipo la nostra o altri colleghi. Bisogna fare un audit in azienda, innanzitutto bisogna conoscere quello che fa l'azienda, quello che produce, il ciclo produttivo, i dipendenti, quello che è un po' l'entourage, diciamo, di tutta la struttura dell'azienda, struttura intesa come lavoro, come disposizione di lavoro, che come infrastrutture. Fatto un audit, quindi abbiamo chiaro chi abbiamo davanti, l'azienda, noi andremo ad analizzarle, diciamo, pezzo per pezzo, per vedere a quale livello di sicurezza sono, sia nelle procedure che nelle infrastrutture, che rispetto ai dipendenti, i fornitori, i clienti, la cyber security, c'è una marea di cose. Un buon livello di sicurezza in un'azienda è un dato, diciamo, statistico, aumenta chi investe in sicurezza e eleva la propria sicurezza, arriva a aumentare il fatturato in fondo all'anno dal 5 al 15% circa. Il che di questi tempi non è poco. Sì. Bene, noi abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione con Linea Diretta, ringraziamo Carlo Nencioli, investigatore, io prima l'ho chiamato James Bond due volte, gli ho fatto torto perché a monte, possiamo dire, di James Bond, cioè è a metà fra Sherlock Holmes, cioè il pedinatore, l'investigatore che usa il cervello, e Q, che è il personaggio che invece nella serie di James Bond è quello che gli fornisce tutti i device tecnologici per arrivare poi alle informazioni. Certo. Quindi grazie tantissimo a Carlo Nencioli per essere stati con noi, vi ricordo le repliche e comunque carichiamo tutte le puntate di Linea Diretta sul nostro canale YouTube il lunedì e il venerdì dopo il telegiornale delle 14, Linea Diretta. Grazie a Nencioli, grazie, e arrivederci alla prossima puntata.